E ciao a tutti e bentornati a Tutora, la mia città tutorial per Cities Skylines 2. Nello scorso episodio abbiamo fatto questa autostrada costiera andando a creare una zona con un po' di allevamenti sul bordo della città. Intanto possiamo far partire la simulazione e abbiamo cercato un pochino di sistemare la produzione, anche se al momento credo ci sia qualche problema, perché letteralmente sì, gli allevamenti stanno funzionando, eh. Questo pezzettino ci ha aggiunto 40 tonnellate di allevamento, quindi mi va bene. Il problema è che la produzione del nostro grano sta calando. Quindi sto ancora cercando di capire bene il perché. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Credo che stiamo utilizzando troppo la terra fertile, si possa tipo esaurire, però non ve lo so dire per certezza, sinceramente. Quindi, se ne sapete un po' più di me, ditemelo nei commenti. Sono molto curioso di sapere un po' cosa effettivamente sta succedendo. Ora, abbiamo preparato tutta quest'area la scorsa volta, è arrivato il momento di andare a sfruttarla. Il nostro incrocio qua sta funzionando molto bene, quindi ottimo. Veniamo quindi di sfruttare quest'area. Allora, come avevo intenzione di sfruttarla? Qua in mezzo voglio fare un altro villaggio simile a questo qua giù. Però questa volta voglio andare a sfruttare anche questi vari laghetti. Quindi, per andare a sfruttare voglio fare un po' di strade che attraversano i laghetti e magari delle case che andranno a essere giuste sul bordo. Quindi andiamo a fare qualcosa del genere. Per il momento colleghiamo direttamente, poi vedremo più avanti come cambiare la cosa. Poi qua andiamo a fare un'altra stradina. Perfetto. Andiamo a fare la stessa cosa qua. Ok, e qua facciamo qualcosina di un po' diverso. Andiamo a far magari così. Perfetto. Ora, vediamo di gestire adesso questo villaggetto. Voglio fare come l'avevamo fatto l'altra volta, quindi con delle strade lunghe che vanno a fare praticamente delle piccole vie e ogni tanto qualche stradina di collegamento. Qua magari possiamo andare a fare qualcosa così. E andiamo a fare una stradina di collegamento, come vi stavo dicendo. Poi, qua giù andiamo a seguire anche questo di laghetto. Andiamo a fare una strada che continua dritto per dritto, ma la lasciamo andare di là. Qui facciamo una seconda stradina. Perfetto. E adesso andiamo a far così. E andiamo magari a lasciarla lì. Sì, dai, lasciamola lì. E infine abbiamo un ultimo pezzettino da occuparci. Questo. Ecco qua. Più o meno abbiamo ricoperto tutti i laghetti. Ora possiamo magari andare a fare una piccola viotta così, che andremo a collegare con una stradina pedonale. Ora, vi chiederete perché ho lasciato questi lunghi bracci, diciamo, queste lunghe vie così. Perché voglio avere magari dei quartierini alla fine delle vie, come dei piccoli villaggetti finali. E soprattutto abbiamo della terra fertile da sfruttare in quest'area, quindi non voglio perdermi quello, visto che ne abbiamo un grosso bisogno. Ora, andiamo a controllare un attimo il vento prima di continuare, così siamo sicuri di cosa stiamo facendo. E direi che va tutto molto bene. Guardate l'inquinamento
della centrale termoelettrica. È incredibile. Rispetto a tutte le altre aziende è una cosa assurda quanto inquina. Wow. Davvero. Ok, allora. Adesso direi di andare a vedere dove mettere i servizi, quindi sicuramente voglio una scuola elementare, ma non di più. Possiamo fare qualcosa di questo tipo. Poi, sicuramente voglio una clinica. Ok. Poi dobbiamo anche mettere un obitorio. Perfetto. Ora andiamo a mettere una caserma dei vigili del fuoco. Ok, e infine la caserma della Pula. Ecco qua. Ora, dobbiamo fare anche i vari collegamenti con i cavi, non vi preoccupate. Prima di fare ciò, però, voglio piazzare un ospedale che non abbiamo ancora piazzato nella parte qua degli edifici unici. Lì. Voglio mettere anche i vari potenziamenti. Perfetto. Così, giusto per andare a riempire un pochino di più le cure della nostra città. Qua abbiamo un paio di edifici abbandonati per l'affitto. Non c'è problema. Sapete qual è stato il mio motto ultimamente? Palazzina. Qua abbiamo un po' di auto, ma sono in movimento, non sono bloccate, quindi ottimo. Quello che ha bloccato è questo camion dei rifiuti, che non ho ben capito. Mistero. Ok, andiamo a fornire i collegamenti a quest'area. Quindi andiamo a fare, vediamo. Così. Così. Ok. Qua possiamo benissimo collegare così. Poi andiamo a prendere le fogne. Andiamo a fare più o meno la stessa cosa. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Cosa che non ho capito è come mai qua si invertano i tubi. Boh. Chissà come mai si invertono. Ok. E adesso possiamo iniziare a pensare alle case. Ora, non abbiamo richiesta di bassa densità, perché abbiamo degli edifici non occupati, come era poi successo nella nostra città iniziale in diretta a Primula. Per cui, come andremo a gestire questo? Andremo a controllare tutti gli edifici a bassa densità e a sostituirli se sono vuoti, anche se sono ancora costruiti. Ad esempio, questi hanno dei posti, questo si lamenta dell'affitto e lui diventerà una palazzina. Questo non ha nessuno, è vuoto, quindi via. È un lavoro un po' tedioso, lo so. Però è qualcosa che dobbiamo fare se vogliamo riavere quella richiesta. Ok, poi andiamo a guardare qua. Guardate, anche questo è vuoto. Non c'è nessuno dentro. E non capisco perché un edificio completamente vuoto così non mi dia il problema di affitto altro. È come se una volta che muoiono tutti gli abitanti che sono dentro un edificio
non possiamo più farci nulla. Non c'è nessun abitante che si lamenta dentro dell'affitto. E questo vuole anche dire che praticamente non potremo mai accorgerci che è vuoto. Il che, come potete ben immaginare, è un po' un problema. Allora, quest'area è abbastanza a posto. Per cui direi di iniziare a piazzare qualcosina per vedere intanto se cresce con una minima parte. E poi vedremo come gestire la cosa. Allora, io direi di fare qualcosa di molto semplice. Non voglio fare delle casette enormi. Sarà tutto fatto molto con calma, praticamente. Le andremo a fare un pochino sparse. Ecco qua. Per il momento mi accontento di queste. Ora, qua abbiamo un'altra bell'area da controllare, quindi diamo un occhio a tutto ciò che non è. Guardate, questo è vuoto. Questo io adesso non so se effettivamente sia un bug o sia qualcosa che cambierà più avanti, eh? Quello è il problema. Guardate, anche questo è vuoto. È qualcosa che letteralmente non possiamo sapere. Guardate, questi due sono tutti vuoti. Tutti e tre vuoti questi. Ma senza avviso, senza nulla. Guardate, anche questo è vuoto. Non so bene come mai sia così il gioco. Diamo un'occhiata alla disoccupazione, va? Ok, abbiamo un po' di disoccupazione, quindi adesso aggiungeremo un po' di negozi invece che sostituire. Guardate, anche questo è vuoto. Vedete perché non c'è richiesta? Perché il gioco dice, ci sono degli edifici da essere occupati, non ti faccio della richiesta. Il problema è che quegli edifici non risultano vuoti. Per cui gli abitanti non possono andare a trasferirsi lì. Questo è vuoto. È una cosa che ci vuole molta pazienza al momento da gestirlo. Però almeno sappiamo qual è il problema, sappiamo qual è una potenziale soluzione. E questo ci permette anche di andare a controllare effettivamente lo stato della città. Perché andremo a controllare tutto e andremo a risistemare i centri storici in questo caso. Sarà un lavoro che probabilmente richiederà buona parte. Guardate, tutte queste sono vuote. Incredibile. È un lavoro che richiederà buona parte di tempo dei prossimi episodi, state tranquilli. Non ho intenzione di fare tutto l'episodio così tutto il tempo. Però vedete che è qualcosa che bisogna fare. Andiamo a controllare anche qua sotto. Se qualcuno di voi è abbastanza pazzo da tenere il conto, vi accorgerete di quanti edifici sto togliendo, cambiando. È una quantità assurda. Ora controllerò questo qua sotto e poi per il momento ci fermiamo, andiamo a vedere cosa è cresciuto. Abbiamo un affitto che si lamenta, quindi nel mentre ne approfittiamo. Voglio fare qualcosa così, tanto per cambiare. Guardate, questo è vuoto. Ora, questa è solo una mia supposizione, ma ripeto, credo che secondo me il problema è che quando tutti i membri di un edificio muoiono, nessuno va a prendere il posto di quell'edificio o non risulta abbandonato. E quindi il gioco non sa come gestire la situazione. Bene, mi ha sbloccato anche un edificio unico. Guardate, qua ce n'è un altro. Guardate quanti edifici erano abbandonati.
Per forza che dopo non abbiamo richiesta. Fate un altro vuoto. Fate un altro ancora. Guardate quanti. Voi immaginate come deve essere il centro storico della nostra città, da dove è iniziato tutto. Facciamo così, va. Ok. E noi abbiamo fatto soltanto quella zona lì, eh? Non è cresciuto nulla. Da dirvi. E abbiamo fatto soltanto quest'area, praticamente. Abbiamo una città intera da controllare che può essere messa in una posizione del genere. Signori, avremo un bel lavoro da fare. Davvero. Ma con calma, episodio per episodio, direi che riusciremo sicuramente a risolvere. Ora, a questo punto direi di fare anche quest'area sotto la stazione e vediamo cosa troviamo. Guardate, un altro edificio vuoto. Non so neanche se un bug che è stato riportato, perché ci sono solo arrivato adesso di ragionamento, ma non è una garanzia che qualcun altro ci abbia pensato un bug del genere. Guardate, un altro vuoto. Anche questi sono vuoti, incredibile. Signori, non ci crederete mai, ma è crashato il gioco. Già. E credo anche di aver capito quando crasha. So che avevo già fatto queste casette, purtroppo devo rimetterle a posto adesso. Guardate un po'. Rispetto alla registrazione avete visto che il mio livello della città è aumentato. Secondo me il gioco ultimamente crasha sempre quando il livello della città aumenta. Voi vi chiederete come mai? Perché praticamente da due patch almeno, quindi da quasi un mese, io non ho mai visto aumentare la città di livello mentre sto giocando. La vedo sempre aumentare di livello quando sono nel caricamento della partita. E potete meno immaginare come quello possa poi essere un problema. Vedremo se la patch in arrivo, o forse già arrivata quando vedrete questo video, avrà risolto questa parte di problemi, perché non è una buona cosa. Ora, questo è vuoto e prima abbiamo messo i tre ad alta densità. Ecco qua. E qua siamo a posto. Ora, ritentiamo di fare questo segmento e poi basta, però, perché non possiamo andare avanti così per tutto questo tempo. Lo faremo ogni tanto per gestire un pochino meglio la situazione. Ok, questo è tutto a posto. Abbiamo di nuovo sbloccato quella degli uffici che avevamo sbloccato prima. Ok. Guardate, anche questa è vuota. Anche questa. Per forza che non c'è richiesta a bassa densità. Se tutti gli edifici a bassa densità che ho in città praticamente sono ridotti così. Finiamo il cerchio esterno, va. Così possiamo dire di averli controllati tutti. Qua ci sono solo questi qua in basso. Con ne un altro, guardate un po'. Guardate un po'. Ai ai ai, ho sbagliato casa. Ai 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 ai. Mea culpa.
controlliamo quest'area allora. Probabilmente non è la cosa più divertente del mondo per voi da guardare, ma non pensiate che neanche io mi stia divertendo. E questo, devo dire, è un brutto segno. Perché se una meccanica di un gioco non è divertente per poter sfruttare il gioco, allora iniziamo ad avere dei problemi. Però sembra che quelle che siano abbandonate così siano quasi tutte larghe 3 o 4. Raramente, come in questo caso, sono quelle da 2. Interessante. Ok. Adesso possiamo controllare questo. Immaginavo fosse vuoto. Okay. Questo è vuoto anche, assolutamente. Mettiamo un po' di negozi americani, dai, tanto per cambiare. Questo sarà vuoto? Assolutamente sì. Anche questo? Assolutamente sì. Guardate, sto iniziando a prenderci, sono tutti edifici larghi, quelli che sono vuoti. Poi ogni tanto ce ne sono anche di altri. Questo sarà vuoto. Lo sapevo. Ah, signori, signori. Ok, qua di fianco non abbiamo niente, quindi controlliamo questa, che tanto non dovrebbe aver molto. Infatti, ok, manca l'ultima area. Tu hai problemi di affitto, quindi ti do una mano subito. Tu sicuramente sei vuoto, immaginavo. Questi due sono vuoti? Uno sì, uno no. Vuoto sicuramente e il suo compare no? Ok. Vuoto? Certamente che vuoto. Vuoto anche lui. Vuoti tutti e due. Il problema è... se questo poi succede con quelle a schiera o le palazzine, io come cavolo riesco poi a risolverlo? Perché un conto è cercare quelle a bassa densità e vedete che è un lavoro comunque abbastanza tedioso. Ma se dovessi andare a puntare a delle case normali, è un disastro praticamente. Va bene, dai. Direi che comunque sono riuscito a ripulire intanto un pezzettino di città. Sono abbastanza soddisfatto. Ed è un peccato che io debba farlo. Ma qua ancora non ne abbiamo, perché sicuramente abbiamo molti edifici a bassa densità nel resto della città da controllare. Vedremo. Per il momento, secondo me, abbiamo lavorato abbastanza. Ci vediamo nel prossimo video.